Allora, lezione 10, classe secondaria. Il castello rinominato era cavaliere una valla tutto giorno. Sulla cima tutto fuori sull'astra giocare di monti. Lettura dei progressi scolari. Affermare che gli studenti non siano particolarmente attivi è un vero eufemismo. Profe, posso andare in bagno? E guarda, ma cosa c'è? L'epidemia stamattina? Non puoi aspettare l'intervallo ormai. Ma prof, è urgente, poi mi devo lavare la faccia, c'è per economia dopo. E vai! Grazie, prof. Certo che cabano, stamattina è più moscio del solito, eh. Ma prof, guardi, bisogna capirlo, prof. Già se dovessero non niente, poi con gli sposi. È vero, prof, sono una liberata. Considero, considero. Prof, esiste ancora la casa di Lucia, no? Ha fatto realmente accaduto il testo. Ma dai, realmente accaduto, hai visto troppi reality, è una favola. Ma non è vero, ma mio fratello è andato a vedere la casa di Don Rodrigo. Ma sono la volgata. Sì, sul mercato, ma non ti ricordi nemmeno qual è la tua erba, quello di Como, ignorante. Vabbè, dai, magari non sarà successo veramente, ma sicuramente c'erano persone come Renzo Lucia al tempo del manuale. E lui avrà ricopiato le loro avventure. Sì, ma senti questa, ricopiato, ma che malica di mia. E senti in sedia, parlavo per le uova! Il mio pietoso fratello sorello, capito? Ehi, ragazza! Mi fate male! Andate a posto! Mi sento veramente da piangere. Comunque, è vero che esistono i luoghi dove Manzoni ha firmato il romanzo. Quando si dice il destino, nel momento di massimo scoraggiamento della docente di lettere, dall'Olimpo il dio degli insegnanti provvede e il suo messaggero, ovvero l'Hermes della situazione, nelle veste della bidella, bussa alla porta. Avanti! Dunque, parliamo un po' della legge. La presidenza invita i coordinatori di classe a indicare al più presto la meta della visita di istruzione che si intende proporre per la classe seconda L nell'anno scolastico 2006-2007. Quando si dice il segno del destino, vorrà dire che prepareremo la gita di istruzione ai luoghi manzoniani. No. Così, no. E parleremo un po' della meta della vita di istruzione. Si inizia a percepire un tiepido interesse. Dipenderà dall'allontanamento dei libri o dal fatto di parlare di giro. Oh, scusate, di vista di istruzione. Prof, sarà davvero quella che ci ha detto l'ultima lezione, vero? Già, ce l'abbiamo già troppo di due cose, quella madonnina infilzata di Lucia. Ma perché madonnina infilzata? Perché secondo me Don Cosimo, come si chiama più dare, sfido del villaggio, dai, quello lì. Il tipo che le piaceva, bello, con un fisico da bodybuilding, capirai. Con tutto quello sport, calcio, meditazione. Dorme, bello sport. Insomma, fammi finire, le piaceva, ti dico. Ma facevo più male il vetrone di Renzo, per non passare da leggerina. Ma sotto sotto ci sarebbe andata davvero più di tanto con quello lì. Anzi, magari se proprio andata con Lorenzo, si sbronzava a Milano e... Ma perché non fate parlare al prof? Allora, andiamo. Hai proprio indovinato, andiamo a visitare Lecco e Lago di Como. Ma prof, anche Lecco, non sai che lago di Garda? Ma sì, sempre molto simpatico. Ma pensate ragazzi, che emozione vedere la casetta di Lucia, il palazzotto di Don Rodrigo, il tabernacolo dei bravi. Sapete che nel museo ci sono anche gli abiti d'epoca, sono stati conservati e utilizzati per i filmati fatti su Renzo e Lucia alla base della RAI. Vero. E poi potremo girare il battello in lago, vedere le belle ville con le azalee fiorite e se saremo fortunati potremo vedere anche la villa di Giorgio Prune. E poi, se sarete tranquilli, andremo in discoteca! Discoteca o non discoteca? Questo è il dilemma. Allora, continuiamo con le
l'elaborazione dell'itinerario. Direi per la vostra felicità 10 minuti a piedi e si raggiunge la chiesa di Fra Cristoforo a Pescarello. È Pescarello una terricciola sulla riva sinistra dell'Anda, o vogliamo dire dell'Anda. Poco discosto dal ponte, un gruppetto di case abitate per lo più da pescatori. Ah, queste sono citazioni, Sì, è cultura che emerge dalla loro. E meno male che mi date esempio. Pensavo che oramai fosse affondata, questi ignoranti. E passo anch'io. Addio monti sorgenti dalle acque delle note al cielo, cime uguali, notte che è cresciuto tra voi. Cascina presbiterina! Proprio Lorenzini, la Lotezza si è preparata sui commessi scuri. No, vediamo più. Grazie di aver fatto. Però dai, devo rivalutarti. Pensavo che sotto quei capelli ci fosse solo porpora, invece no. Questi coltivano sentimenti poetici. Non sarà che quel tizietto delle ciotole è cambiata, Uffa, la cosa che ci metti è che c'è un romanzo. Dovete vederci sempre il sesso sotto me. Sì, altro sentimenti poetici. Qui sotto sì che c'è il sesso. Dai, ragazzi, andiamo avanti. Melissa, che cosa c'ho per fare il programma? Lei ha fatto la casa del poi perfetto, poi il secondo giorno facciamo una gita in battello, possiamo visitare una villa, se non ce la facciamo al museo della sete, poi è finita e torniamo a casa. Profe, mi scusi ma non abbiamo finito per niente. Non c'è ancora niente quando andrà in discoteca? Fra poco si partirà, ma l'unico vero, genuino interesse sembra essere ancora e solamente la discoteca. Guardiamo bene questa cosa. Ma quanti minuti c'ha? Veramente tanti. Guarda che bello qua. Due trifore e due bifore. Nere quelli che hanno. Bernardini, devi dire, ma dov'è che siamo qui? E lui dice, proprio, guardi a Monza. Poi ti spieghiamo il tempo. Questo continua a registrare. La corona ferra. Lucrezia Lucia, ciao. Ma è l'originale? Ma se è di plastica. Ma non cadere in acqua, Oddio, ma non è che piangeva. Ma perché devo farlo io? Tu, oppure. Ah, rema tu o da Don Rodrigo? Va bene, rimarrò io, va. Che è meglio. No, vi prego! Sto c'è anche dentro. Vedete che è abitata, è di proprietà privata, col cancello ben chiuso perché non vogliono essere disturbati, però hanno ripiantato là dal muretto un figo. Una volta avremmo trovato comunque. Qui dove fanno la fine di Renzo Lucia? Sì, non li vedi, guarda, già la testina così. Come siete?